Ma buongiorno, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Cotte di Crude, il programma di cucina targato 264. Oggi mi armo del mattarello, perché oggi ci occorrerà, come potete vedere, tanti gli ingredienti anche oggi schierati sul bancone della nostra cucina. Perché? Perché è giovedì e tornano a trovarci Gloria e Roberto. E allora io direi, facciamolo entrare subito. Gloria e Roberto, buongiorno, benvenuti, bentornati. Buongiorno, buongiorno. Molto molto tutto bene, bene. Tutto bene, sto bene, sto bene, sto bene. Oggi abbiamo un bel po' da fare perché abbiamo un po' di ingredienti qua, un po' di ingredienti qua. Abbiamo tutto apparecchiato. Sì. Ma non c'è un po' di silenzio questa mattina, secondo voi? Eccolo! Guarda, l'uomo non fa in tempo. Pronto? Eccomi, buongiorno. La stavamo aspettando. Come stai, Daniele? Tutto Ricciuto? Bene, voi buongiorno, come state? Tutto bene, bene tutto grazie, bene. Dani. Ottimo. Oggi facciamo un bel dolcetto, prendi appunti. Tanto per cambiare. Perfetto. Ciao Daniele, a dopo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Il dolce di oggi ha un nome che io non ho ancora imparato. Dai. Che è il Paris Brest. Paris Brest. Sì. Da dove viene questo dolce? Dove l'avete scovato? L'abbiamo inventato voi. Sgamato. L'avete inventato voi? Ma no, ma ti pare? È un dolce di origine francese. Ok. E se non erro, sì. L'inventore, che dovrebbe essere lui, non mi ricordo. Non ti sbilanciare, Duran, cosa del genere. Ok, Duran, certo. Praticamente l'ha inventato per, in onore della prima corsa di biciclette fatta a Parigi, la prima maratona, che si chiamava appunto, era mi sembra nel 1891, qualcosa del genere. Studiato, bravo. Sì, vabbè, queste cose... Non lo sapevo, bravo, bravo. Vedi? Diamo anche questa maratona si chiamava Paris. No, Paris Brest Paris. Ok. E quindi ha inventato sto dolce a forma della ruota della bicicletta. Ok, bene, interessante. Per circolare. Carino, oggi allora la puntata di oggi è dedicata a tutti i ciclisti, anche a quelli che ci fanno innervosire quando guidiamo. Ecco. Io proprio ieri mentre andavo a casa dei miei genitori, addirittura erano dall'altra parte della corsia, quindi frontale a me. E a fianco, uno a fianco all'altro. Certo, cioè, quindi neanche che ne so, sai, io venivo da dietro, quindi non te vedo, no, proprio davanti. Vabbè, no, comunque. No. Chiusa parentesi, ciclista, ciclista. Perché poi io in bicicletta ci vado, però. Davvero? O sto nella pista ciclabile, o quantomeno faccio parecchia attenzione a restare sulla destra e soprattutto poi a rispettare la segnaletica. Assolutamente perché, sì. Perché non per mi state in mezzo alla corsia, va bene? Valgono lo stesso. E allora io direi, grafica della ricetta, vediamo pure di che cosa abbiamo bisogno per preparare questo Paris Brest. Ingredienti per la pasta choux. Allora, 200 g di acqua, 165 g di burro, 4 g di sale, 175 g di farina 00 e 4 uova più un tuorlo. Questa è la prima parte. Da dove cominciamo? Sì, dalla pasta choux? Da questa. Sì, sì. Allora, cominciamo da questa, poi ci vediamo tutte le altre preparazioni. Sì, va bene. Così sì, cominciamo nonna. Così va in forno il prima possibile. La schiaffiamo nel L'abbiamo forno, come dice mia madre. Forno, il forno già è preriscaldato. Già sta temperatura, sta sì. È un 210 gradi. È un diesel sto forno, un po' piano piano. Però quale poi vuoi? Dopo, quando parte... Quella piccolina. Vai. La padella. Che ci dobbiamo fare con la padella? Un pentolino, sì, dobbiamo mettere sul fuoco, anzi comincia a accendere, va. Ma senti questa meravigliosa piastra che ti adora, anzi. Mettiamo l'acqua. I 4 grammi di sale. Vado al massimo. Vado a gonfie vele. Il burro. Il burro. Perché tu devi fare la pasta choux. Sì. Piano piano. Ecco, già l'ho macchiata. È il primo danno. Vabbè, acqua. L'ho tirata. Insomma, c'è un po' di burro però. Ok, acqua, sale e burro. Sì. Ok. Ok. E poi si deve sciogliere. Si deve sciogliere. Si deve sciogliere. Mm-hmm. Adesso glielo facciamo fare a Robby che oggi lavora lui. Quindi siamo stanchi. Dai, mescola. Ok, quindi questa qui deve andare. Perfetto. Allora, una volta che comunque raggiunge, diciamo, il burro si scioglie, raggiunge quasi una sorta di bollore, non proprio bollore. Okay. Ci mettiamo, la tiriamo giù dal fuoco e ci mettiamo direttamente la farina, tutta ad un botto. Dopodiché arriva sul fuoco. La farina 00, Roberto, vero? Quella lì. Sì. Ok, perfetto. E va poi mescolato. Ah, quindi prima si deve sciogliere il burro. Attenzione, perfetto. Sì. Devo far sciogliere il burro con l'acqua e un pizzico di sale. Poi dopo ci metto la farina e immagino che bisogna girare. Sì, e quando è pronto l'impasto?
quando arriva una bella consistenza. No, c'è un trucchetto ancora sì. più valido. E qual è? Sì. Quando non si attacca, quando forma una sorta di crosticina, una pellicolina, sì. poi te la faremo sì. vedere sul pentolino. Ok. Quindi super. Quando vedremo quella vuol dire allora, che facciamo è pronto. Così. Intanto che volevi fare? No, così. Mentre lei fa sta cosa, io posso fare il craquelin da mettere Bravissimo. Sopra. Va Perché bene? Non sarà va bene. Un pari bre- una pasta il craquelin. Il craquelin. E allora Daniele Ricciuto, che sicuramente oggi si segnerà pure craquelin perché non vede l'ora di rivendersela. Vediamo la grafica del craquelin. Eccolo qui. Allora, per il craquelin invece 50 g di burro a temperatura ambiente, 60 g di zucchero semolato, sì. mezza bacca di vaniglia, la farina 00 e un pizzico di sale. Perfetto. Ok. Sì. Benissimo. Ci siamo. Allora, siamo. Questo è semplicissimo, io Manu, guarda. Ogni tanto sbirci, mentre Gloria mi metto qua. Sembra tipo la casalinga della domenica che fa il ragù. E mentre Gloria gira la polenta, noi mettiamo tutto insieme. Mm-hmm. Farina. Farina, zucchero, burro. Mere, zucchero e cannella, ben passa sta bocca bella. Daniele la sa questa, di la verità. E mezza bacca di vaniglia. Ok, e la mezza bacca di vaniglia. Questa, guarda, sembra Manu. Aperta? Così? O sì, la apriamo. Questa è per me. Ci siamo, per la decorazione. Ci siamo quasi. No, ma a parte di voi non sapete, allora, mio padre, che, cioè io meglio, sono come mio padre, mi ha regalato 12 vasetti. 12. Vasetti? Vasetti Vuoti? Quelli, esatto, tutti colorati. No, non okay. della vaniglia, dei vasetti dove ci vanno le piante. Ok. Però piccoli così, 12. 3, 6, 9, 12. Per fare? 3 per ogni colore, non si sa. Vabbè, quello sa che sei, che diciamo, estroso, allora dice sicuramente qualcosa ci farà. Di qualunque cosa. Ma i vasetti quelli per i fiori, tipo? Brava. Piantiamoci delle piantine. Le micro piantine di basilico, le micro piantine. Dai, le piante aromatiche. Guarda Manu, io impasto con le mani. Si con le mani, amore. Bisogna sporcarsi. E qua? Ci siamo, Ci siamo? Facciamo vedere? Bello. Vedi? Così, quando arriva... Abbiamo messo qua farina, acqua. Ah, questo burro. È il bianco del burro, sì. E un pizzico di sale. Adesso io lo tolgo dal fuoco. Sì. E Robby, io te l'avevo messo in verso, andava bene. Va bene. Vai, mettici tutta. Metti tu. La farina. Vedi, tutto. E qua si continua a girare, girare. Lontano dal fuoco? Lontano dal fuoco all'inizio. Lontano e dal poi fuoco. La rimettiamo su. Vedi come si addensa? Ma è una meraviglia. Sembra purè, visto così. Sì, all'inizio sembra purè. Deve ricordare un po' il purè, però poi dopo no. Ma non me lo prendo un pizzico di sale da mettere qua? Un pizzico di sale. Eccolo e quando qua. Farà questa sorta di pellicola, crosticina, chiamiamola. Quanto ne vuoi? Proprio un pizzichino? Così? No, così no, dai. No. Aumento. Così? Oh, un pizzicotto allora. Ancora di più, dai. Lui mangia salato, eh. Vado, basta. basta. E poi se mi prepari anche due fogli di carta forno e basta. Due fogli di carta forno. Molto bene. Me la sono dimenticata. Ma se ci prepari anche un caffè. Un caffè, volete un caffè Ternana Cuore Umbro? Sì, dopo ce lo faccio. Allora, ecco dopo, qua. Due fogli di carta forno rettangolare, immagino. Come ti pare, caro? Guarda, da te la scelta di come realizzarla. No, vabbè, adoro, stupendo. E ti rilascio qui. Allora, questo qua è pronto. E mo lo stendiamo. La pasta asciu... No. No, questo è questo il craquelin. Il craquelin. Lo stendiamo. È troppo alta, allora, Gloria. No, va bene perché tanto... La sto girando. Lo stendiamo e poi con l'aiuto di un mattarello. Il mattarello, quello... Di un mattarello dalla punta arrotondata. Mamma mia, mattarello da serial killer oggi, questo eh? È un mattarello... Che funge anche quando sentite un rumore durante la notte. Vi per alzate, controllare. No, al posto della mazza da baseball. Io credo di aver, non so che ho combinato, siccome qualche sera fa avevo freddo, ho acceso i termosifoni. Perché ringraziando il cielo, ricordiamolo, è arrivato anche il freddo a Roma. Esatto. Ma a me ancora non si accendono i termosifoni. Ho acceso questi termosifoni, poi secondo me ho combinato qualcosa che li ho tipo programmati. Perché poi questa mattina mi sono svegliato e ho detto, ma che bello tepore in questa casa. Quindi si sono accesi da soli? Si sono accesi da soli, chissà che ho combinato. E forse hai messo ma il timer. Chi è capace? Lo so anch'io, io ho chiamato il tecnico e viene venerdì. Poi arrivano le bollette. Lasciamo perdere. E lasciamo perdere, E lasciamo capisci? Perdere, ok. Allora, questa è pronta, vedi Robby?
Brava. Ok, adesso ci dobbiamo aggiungere le uova. Dobbiamo farla stemperare leggermente, leggermente. Aspettiamo un pochino che si freddi poco, poco. Se la metto qui. O te la lascio accesa, perché ti serve pure dopo. Serve dopo. Lasciala accesa. Sì. Esco un attimo. Vai, esci dall'inquadratura perché devi prendere qualcosa di segreto. Qualche ingrediente che si è portato da casa, no? Ah, ecco. No, per vedere la forma. Per la dimensione questo ci siamo con questo. Comunque ieri ho trovato quel... Quindi Manu, questa qua, scusa, mentre parli la vado a mettere in congelatore un attimo. Ah sì, nel congelatore? Va bene, perché si deve un po' raffreddare. Sì, un pochino sì. Questa anche la facciamo stiepidire, poi ci mettiamo le uova, altrimenti poi si cuocerebbero, per quello... E c'è, infatti, immaginavo. La facciamo stiepidire un po'. Ok. Ok. Allora, ci siamo. Ora, appena Gloria è pronta, che dici? Quella ce la aggiungiamo? Sì. Ieri ho trovato questa tortiera che devo portare, gialla, piccolina, che ci possiamo fare un sacco di dolcetti carini. Io riassumo un po' quello che stiamo facendo. Direi, Daniele Ricciuto, aiutami tu. Partiamo dalla base, questa pasta choux, 200 grammi di acqua, 165 grammi di burro, 4 grammi di sale, 175 grammi di farina 00, 4 uova più un tuorlo. Dopodiché siamo passati a preparare il craquelin. Per preparare il craquelin abbiamo bisogno di 50 grammi di burro a temperatura ambiente, 60 grammi di zucchero semolato, mezza bacca di vaniglia, 60 grammi di farina 00 e un pizzico di sale. Visto che ci siamo, direi che più tardi possiamo andare già con le uova. Ok, allora torniamo pure a noi, dopo leggo le altre grafiche. Abbiamo messo l'impasto in una, in una bowl. Oggi tutti i termini francesi, mi raccomando. Sì. E poi come preferisci amalgamarlo? Con una frusta. Okay. E una frustina. La vuoi piccolina? No, no, quella proprio elettrica. No, no, le elettriche. Ah, ok. Guarda, le pronte già. Guarda quanto è brava la produzione. Ma guarda un po'. Grazie produzione. Grazie produzione. Ecco. E tu devi fare adesso che dobbiamo Ma rompere quattro uova. Ma la redazione lo sa. La redazione sa tutto. Dobbiamo rompere quattro uova e un tuorlo. E un tuorlo. E un tuorlo. Si aggiungono oggi piano piano. Io mi sposto. Hai paura di essere sporcata? Sì, perché oggi lo vedo pericoloso. Sono pericoloso. Anzi, mo ti faccio un po' l'acconciatura. Pure. Puliamo queste cose. Ti Quanto faccio gli due piace, ricci. Ecco. Ogni riccio un capriccio oggi facciamo. Si aggiungono mano piano piano. Quando si assorbe il primo si mette il secondo. Va bene. E nel frattempo comunque si comincia a, a raffreddare bene bene bene. Molto bene, molto bene. Ok, allora io intanto che voi la frullate. Guardate qua che meraviglia. Siamo a tre? Siamo a tre, allora aspettiamo, va, vediamo pure la qua. Vediamo anche il quarto uovo. E poi solo un rosso, vero? Sì. Vuoi una ciotolina? Guarda, magari, sì, grazie. La 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 na 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 na. Lo sai dividere il rosso dal bianco? Ci provo? Mi ami. Dai, ma sai, sicuramente ce la farai. Vediamo. Wow, ragazzi, guardate che... Che maestria! Che precisione! Ma guardate che maestria, ragazzi! Che mi serve. Vai, vai! E poi sei stato bravissimo! Che bello! Poi se mi, se mi prendi mano l'aiutante di tutti i pasticceri, sì? Cioè Marisa. La Marisa? Una bella Marisetta. La vuoi gialla? Madonna, che casino, raga, che sto a fare. Stai tranquillo, stai tranquillo. Vai, lasciala, lasciala andare un attimo. Ole, guardate. Ah, vedi come sei impastato. Vedi come tutto. Si è come sta si è attaccato tutto il craquelin, no? Proprio piano, che delicatezza. Tu sei troppo forzuto, No, 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 prendilo. Il craquelin, capisci? Tu adesso prova un po' a fare così, guarda, adesso facciamo lo sporco. Sbatti, sbatti bene. Adesso lo sporco io. Non vi sporcate. Mi fanno male le unghie. Aspetta, questo qua. Volete una mano, ragazzi? Come ti fanno male le unghie? È come quando dico io mi fanno male Tremendo. I capelli. I capelli? Sì. Che è successo? A volte. Ma ti posso far male i capelli? Ah, ma è finito così adesso? Così è finito. Ah, meno male. No, era soltanto per toglierlo. Sto craquelin. L'eccesso, sì. No, che craquelin? Questo è la pasta asciù. Ho imparato craquelin, ciao, core. No, io chiamo il 911, basta. Ha 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 ha!
Sì? Ma Maria, bonjour Daniele, bonjour, come ça va? Ça va bene, toi? Ça va bien. Oui. La sac à poche ce l'abbiamo, Glo? Certo. Oh, oggi dobbiamo parlare in francese. Marta, Daniele, la devo salutare. Chiama Marta, solo l'uno. Marta, esco un secondo e la recupero. Lì dentro. Allora, riassumiamo un po' quello che abbiamo fatto. Abbiamo preparato il craquelin e la pasta choux. E la pasta choux. Questa qui è la pasta choux. Adesso se ne va zitta zitta, buona buona, all'interno di una sac à poche, giusto? E poi dobbiamo, ecco qua, tu l'hai già disegnata. L'ho già disegnato. L'abbiamo già disegnata, deve andare lì. Benissimo. Ho fatto due cerchi concentrici, proprio come dicevamo prima, una sorta di ruota. Uh-huh, uh-huh. E mo vediamo di dressarlo, se arrivano queste benedette sac à poche. Invece, il craquelin l'abbiamo messo nel frigorifero. In congelatore. Caro. La grafica invece del craquelin, così ci riassumiamo anche questi ingredienti, con 50 g di burro a temperatura ambiente, 60 g di zucchero semolato, mezza bacca di vaniglia, 60 g di farina 00, un pizzico di sale. Bene, bene, bene. Allora, intanto, una leccarda, si chiama così, Roberto? Leccarda. Una leccarda per il forno, ci mettiamo. La leccard. La leccard. La carta forno con questo cerchio che abbiamo disegnato. Sì, prendiamo. E adesso le sac à poche le abbiamo ritrovate. Che dovremmo fare visto? Adesso, e adesso ragazzi? Riempiamo la famosa sac à poche. Riempiamo la famosa sac à poche. Sì, abbiamo un pochino piccolina, però sac la riempiamo poche. Comunque. Sac à poche potrebbe essere un... È femminile, eh? Tre capoche. La. Potrebbe essere la sac à poche. La sac à poche. Potrebbe essere, non so, il nome di un locale. Ci vediamo alla sac à poche stasera. Carino. Alla sac à poche. Alla sac à poche. Dove hai festeggiato? Alla sac à poche. Alla sac à poche. Quanto ho mangiato bene i dolci alla sac à poche. Streca pose, sac à poche. È un attimo, capisci? Com'è che hai detto? Devo chiamare Daniele Ricciuto. Senti, Daniele già ha capito, adesso ce la canta. Ho un disperato bisogno di Daniele Ricciuto. Mi dica. Daniele, come stai? Bene. Tutto a posto? Sì, sì. Che ne pensi di questo dolce per ora? Tu lo conoscevi, io no. Guarda un po', Dani, stiamo andando. Vedere, ancora non mi faccio andiamo neanche là. L'idea. Inquadra sti ragazzi, va. Sì, ciao. Sì, sì, ciao, ciao. Allora, guardate qua, con la sac à poche, vedete il disegno che ha fatto prima Roberto, tutto bello, rotondo, si va così e si fa un cerchio. Ne dobbiamo fare uno o due, non mi ricordo. Uno, cioè si va a riempire tutto il disegno che ha fatto, okay. No? Mm-hmm. In maniera tale che poi questo è in forma. Ma le volevate più grandi, se sac à poche? Sì, però non fa niente, perché a noi ci piace rimpinguare, rimboccare un po'. Ma voi lo sapete che la prossima settimana... Avete dei compiti, un compito speciale? Chi, noi? Oddio, che altri compiti ci hai dato da fare? Aspetta, la prossima settimana è festa, eh? Che cos'è? È festa anche per noi, è l'8 dicembre e dobbiamo festeggiare. Wow! Va bene! Ma faremo l'albero? Fa festa! Facciamo un po' di cosine di Natale. Che bello, io adoro dicembre! Come lo fate l'albero voi a casa? Quest'anno tutto oro. Allora, quest'anno tutto oro. Invece Roberto, che si è trasferito, quindi sta in una nuova casa, sarà il suo primo Natale in quella casa. Sì. E ti sei già attrezzato? No, penso che non lo faccio. Se lo faccio, lo faccio di legno. Mamma mia, che tristezza infinita. Ma l'hai già trovato? No, lo faccio io, capito? È proprio un'idea tua? Ma esiste l'albero di legno, secondo te? Ma cerchiamo, vediamo che gli viene Non lo so, poi vi faccio vedere la foto, se lo farò. Se ma perché di legno? Ma perché queste cose classiche. Vuole fare una cosa così, diversa. Sì. Vuole fare una cosa diversa, Gloria. Cosa diversa? Pensa, ieri ero al telefono con un mio amico. Geppetto ha fatto Pinocchio, figurati. Ma neanche lui ce l'aveva. Ero al telefono con un mio amico che si chiama Enzo di Napoli e mi ha detto che invece lui l'anno scorso ha messo dei chiodi nel muro a mo' di albero. Sì. Bellissimo. E poi ci ha messo le palline. Ma con un filo di solito si fanno, si prende un allora, filo verde, si seguono i chiodi e si dà almeno la forma dell'albero. Quello che farà lui, sta cosa tristerrima. Vabbè ragazzi. Con l'acqua che fai adesso? Andiamo a fare tutte le punte, così non si bruciano. Si abbassano tutte le punte che magari sono venute. Questa non la sapevo, sono sincero. Ma anche quando fai
i bignè che si mettono all'interno, sì. Ma questa sì, è la stessa pasta per fare i bignè? Certo. No, vabbè, adoro, stupendo. Ma ne è avanzata un po'? Certo, io già lo so. Facciamo un bignè, adoro! Allora, facciamo qua il bignè ci siamo, per Daniele, eh? Sudo, mica per me. Ok. Ci siamo? Mettiamo in forno, abbiamo detto 210 allora, per... gradi per Manuel. Vado che... io. Udite, 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 udite. Allora, per i primi 15 minuti a 210 gradi, dopodiché per il restante 30-35 minuti si abbassa il forno a 170 gradi. Allora, pronti partenza, via, 210 gradi per 15 minuti. Voilà, fa vedere vai. La forma? Fai vedere la forma, che è stupenda. Rotonda, ruota, sembra via. Tipo una ciambella, una roba buona. Ok, bene, bene, con bene, questo bene, vogliamo bene. Fare anche facciamo dei bignè. Piccoli bignettini? Piccoli ce li mangiamo dopo? Sì. Ah no, ce ne aspetta che lo tiro fuori. Tira fuori, che hai combinato? Abbiamo dimenticato il craclan. Ah ragazzi. Il craclan, ragazzi. Lo mettiamo subito. Ma siete impazziti. Che sciocchini, che sciocchini. Mamma mia. Il pensiero di Natale, che c'ha un po'... Eccolo. Mi sono perso anch'io. Allora, questo è quello che abbiamo fatto prima, il craclan. Adesso va messo, va coppato della stessa dimensione del nostro dolce. Ok. E va messo sopra, perché cuocendo formerà una sorta di, come dire, crosticina molto, molto, molto gustosa. Aspetta, però questo qua è troppo grande. Era quello? Si può fare non la stessa quello? Cosa anche... Quale avevi utilizzato? Sì, questo qua. No, sempre lì. Un coltellino? Subito. Sì, piccolino, piccolino, guarda, con la punta bella. O meglio, questo. Grazie. E anche sui bignè si può mettere, eh? Sì, che viene tutta la crosticina sopra, molto carina. Già diciamo un decoro senza fare niente di che. Molto buono poi, tra l'altro. Ok. Il craclan. Non vi preoccupate, fate piano. Ok. Meno male che ci siamo ricordati. Questo si appoggia semplicemente vedi? Sopra. Così, Robertino. Sì, sì. Mm-hmm. E va in forno. Adesso sì. Ora adesso può andare in forno. In forno. Adesso sì. Bene. Ok. Perfetto. Ok, allora io riassumo un po' quello che abbiamo fatto. Siamo partiti da una pasta choux. Per fare la pasta choux, 200 g di acqua, 165 g di burro, 4 g di sale, 175 g di farina 00, 4 uova e un tuorlo. Il tuorlo l'ho messo io e devo dire si noterà poi la differenza. Poi siamo passati al craclan. Per il craclan 50 g di burro a temperatura ambiente, 60 g di zucchero semolato, mezza bacca di vaniglia, 60 g di farina 00 e un pizzico di sale. Adesso dobbiamo passare alla crema pasticcera o al pralinato di mandorle, ragazzi belli? Facciamo a tutte prima e due. La crema pasticcera così si fredda un pochino. Va e bene. Poi facciamo il pralinato. Allora, sapete che facciamo? Vi diamo gli ingredienti della crema pasticcera, così intanto ve li appuntate per la crema pasticcera ricca, tra l'altro, certo. Crema ricca. 300 g di latte, 200 g di panna liquida, 150 g di zucchero semolato, anche qui una bacca di vaniglia, 4 tuorli, 25 g di amido di mais e 25 g di amido di riso. Questa è la grafica della ricetta per la crema pasticcera ricca. Sai perché è ricca? No, perché? Perché c'è l'aggiunta della panna. Ah, sì? Oltre al latte. E in più noi usiamo gli amidi, sì? A differenza delle creme pasticcere classiche, sì? Si usa la farina. Proprio per renderla molto più vellutata, setosa. Okay. Quindi è una crema un pochino più diversa dal solito sì. Con l'aggiunta del latte. È molto più buona. No, con l'aggiunta della panna diventa ricca e poi invece con gli amidi avrà un effetto vellutato. Vellutato, bravo. Un po' velvet. E allora, noi adesso, sapete che facciamo? Ci fermiamo, ce ne andiamo per qualche minutino in pubblicità, dopodiché torniamo. Daniele, ma quanto dura la pubblicità? 59, 58, 57, pazzo, 56. Ci vediamo tra poco. D
Di nuovo bentornati in onda, eccoci qui, ci siamo lasciati pochi minuti fa in compagnia di Gloria e Roberto, con cui stiamo preparando oggi un dolce francese Paris-Brest, questo è il nome. Bravissimo. Allora, siamo partiti dalla pasta choux, che poi abbiamo messo, abbiamo fatto raffreddare, ti accendo intanto a le piastre. Poi siamo passati al craquelin, dopodiché abbiamo messo sia la pasta choux sia il craquelin nel forno. Sono passati i primi 15 minuti. Abbiamo passato il forno. Abbiamo che profumo che si sente. Senti? Abbiamo passato il forno a 180 gradi. Ok. Per altri 30-35 minuti deve stare in forno. Ok, tutto a posto? Perché siccome non è il tuo forno, giustamente, no? Ecco. Allora, adesso invece passiamo a... Grazie Daniele per le grafiche. Eccolo qui, vedete, questo è il... Come si chiama? Come lo chiamiamo adesso? Questo è tipo una sorta di bignè. Ok, l'insieme della pasta choux più il craquelin. Sì. Perché sanno bignè tutti... craquelin. Il bignè craquelin. Oggi ho tutti questi nomi, ragazzi. Facciamo il pralinato? Adesso facciamo il pralinato. Ok, facciamo il pralinato di mandorle. Per preparare il pralinato di mandorle abbiamo bisogno di 300 grammi di mandorle pelate. Ma intanto si dice? Si dice mandorle pelate? Pelatissime. Sono calve. Poi 150 grammi di zucchero semolato e 45 grammi di acqua. Ok, ma questo è il pralinato alle mandorle. Zucchero e l'acqua. Wow. Ah, mamma mia, però la piastra funziona. Il forno un po' meno, la piastra funziona. Sì. E poi ci mettiamo le nostre mandorline. Vuoi qualcosina così? No. Aspettiamo che si fa il caramello, no? Sì. È cioccolato, non è caramello. Le mandorline. È caramello, non è cioccolato. Benissimo! Perfetto, e adesso si deve caramellare. Allora, nel frattempo vogliamo fare la crema pasticcera? Sì. Dai, quindi le famose mandorle, quelle pralinate che compriamo già al supermercato, tutte belle, che in genere troviamo sempre intorno alla cassa, no? Sì, perché però durante la fila quello si mettono prima, non si aspetta che si fa il caramello, si mettono prima, si sa, sono sabbiate. Guarda quelle. Guarda le bollicine. È diverso, Sì, sì. È diverso quello. Okay. Quelle sono sabbiate, cioè lo zucchero si attacca sulla frutta secca e non si scioglie totalmente. Invece qui andrà tutto sciolto, si formerà il caramello. Stupendo. Poi lo verseremo su una superficie piana per farle freddare. Una volta freddato verrà spezzettato, messo all'interno del cutter, frullato e verrà fuori questo meraviglioso... All'interno della? Del cutter. Del cutter. Okay. Del... come lo chiami? Questo, con le lame. Ah, sì, no, tutti questi nomi oggi. Facciamo. Ma nel frattempo che si fa il caramello, noi facciamo una crema pasticcera ricca, però la facciamo. Allora, ricchissima. Grafica della ricetta della crema pasticcera ricca, 300 grammi di latte, 200 grammi di panna liquida, 150 grammi di zucchero semolato, una bacca di vaniglia, 4 tuorli, 25 grammi di amido di mais e 20 grammi di amido di riso. Questi sono tutti gli ingredienti. Roberto ha già versato panna e latte. Panna e latte. Prenditi tutti gli strumenti che ti servono. Ci mettiamo. Che ci mettiamo? Allora, in un pentolino, in una ciotola, in un piatto, dove ci pare. Sì. Rompiamo i 4 tuorli. Ok. 4 tuorli. 4 tuorli. Io intanto qua sto dando una sbirciata ai vostri attrezzi, posso? Vabbè, dai. Guardate che meraviglia. Solo perché sei tu. Oro, i tre colori dell'oro praticamente. Bravissimo. Sì. No, dell'oro no, però vabbè. Oro bianco, oro giallo, oro bianco, oro vero, rosso. Sì. Capisci? Io quello lo chiamo argento, ecco perché. Hai capito? Sai perché? Perché io mi ricordo che quando andavo alle scuole medie, abbiamo fatto la cresima. Allora, essendo cresciuto in provincia, la cresima era un po' un evento, capisci? E allora non si parlava d'altro delle nostre cresime e di dove andavamo al ristorante e dei regali, di quello che ci mettevamo, di quello che non ci mettevamo. Allora c'era una mia amichetta che disse che la zia gli aveva regalato il bracciale ai tre colori, con i tre colori dell'oro. Davano tantissimo. Madonna, c'era anche l'anello. Ma questa è una cosa, anni e tanto. Ma io mica l'ho fatta, ma io l'ho fatta, l'avrò fatta nel 2004, 2005. Vabbè, la cresima ancora andava questo oro rosso. Vabbè, in provincia tesoro. Allora, mano, guarda, mettiamo i semi della bacca di vaniglia con i rossi. Sì.
La bacca di vaniglia per non sprecare niente. No, la mettiamo nel... così prende anche ad aromatizzare la temperatura latte. Qua deve essere così alta? Sì, deve bollire. Va bene. Poi mettiamo coi tuorli lo zucchero. Con una frusta a mano. Vai, quella gialla, giallo impero. Sbattiamo un poco. Chiaramente io già capisci tutte queste parole, tre colori. Io torno a casa, mia madre, una capoccia. Dico, ma tu non c'hai niente, mamma, quei tre colori devi esaurire. Mamma. E quindi mi è tornata in mente questa cosa. Io avevo l'anello. I dell'oro. Le tre fasce che si intrecciavano. E poi erano gli anni in cui andavano quegli orologi e quei gioielli di quella marca di cui non dico il nome, che diceva don't touch mai. Ah, certo. Mai. Sì, allora ti ricordi che c'era quella collana da donna con... tipo serpente. Tipo, esatto, sì, tutta attorcigliata. Ti potevi dare tutte le forme che volevi. E allora, esatto, sì. Allora un giorno... in genere c'era sta forma, chissà se Daniele... Daniele, te la ricordi? Sì, sì. Allora c'era tipo sto torsion qua così, sto pugno, sì. Allora un giorno una sempre un'altra amichetta che l'aveva ricevuta per la Cresi, ma lei così si era sentita ispirata, l'aveva tutta srotolata e l'aveva messa però arrotolata Roberto così, no? Fino qua giù. Allora una che disse, ma che ti sei messa al tubo della doccia? È vero, però un po' ci somigliava. Sì, somigliava. E poi avevamo, ecco, poi chiudiamo qua con questi ricordi, avevamo un orologio, pure qua non dico la marca, con il quadrante che era la forma di un diamante. Era una roba tremenda. Sì, sì. Mamma mia, che hai tirato fuori! Senti, poi invece immaginatevi quando ho fatto la cresima, che praticamente sarò stato alto... non dico così, non dico così, ma sì, pure di meno, dai, pure di, no, pure di meno secondo me. E invece a me regalarono una collana di un noto brand. Diciamo la prima parte potrebbe rientrare in questa ricetta dolce. Ah, sì. Okay. Allora era una collana lunga fino a qua, che a me poi mi andava lunga. Così. Così rotonda, che c'era una stella e c'era il logo qua. Sembrava un cardinale. Poi io basso fino a qua. E quella che me l'ha regalata mi disse: ero indecisa fra questa e, era l'epoca, e il rosario di Costantino. Ah, oh mio Dio! Perché faceva moda, è vero. Ma vi rendete conto? Un mix tra un tronista e un frate. Meno male, a un certo punto è arrivata Clara che mi ha regalato un cellulare. Grazie. Allora, versiamo tutto qua dentro. Allora, abbiamo... ho tolto la bacca di vaniglia che avevo messo prima. Ok. Ci ho versato dentro, ho sbattuto leggermente le uova e lo zucchero con i semi della bacca di vaniglia, l'ho versato dentro la panna e il latte e lo rimettiamo sul fuoco. Ok, guarda qua come va intanto. E aspettiamo che sia... Ma questo deve diventare colorato, no? Adesso ci metteremo le mandorle, vero Robby? Sì. Quando adesso vuoi. Adesso ce le mettiamo, ok, vai. Te le passiamo? Sì. Vai. Quante ne metto? Fai una bella manciata. Una bella manciata di mandorle senza bruciarci, perché questo bravissimo. È bello bollente, ragazzi. Sì, direi di Daniele, devi mettere il bollino arancione, perché questa è una ricetta da fare per un pubblico adulto. Con i genitori vicini. Dimmi se devo mettere le altre. No, basta, io basterò. Bastano? Lascerei. Un'altra manciatina la vuoi? Sì. Lui le vuole, lui è goloso. Dimmi, basta così, vado ancora. Basta. Basta, ok, va bene. Perfetto, io assaggio questa. Buona. Allora, mo' aspettiamo qua se è densa la crema pasticcera ricchissima. Ma è meravigliosa sta crema pasticcera. Potevamo ricchissima. Fare la crema pasticcera dei gli poveri. Gli amici ce l'hai qui dietro, Li dovevamo mettere. Nonna, è rimasto? Sì, sì, metti dentro. Vai. Ecco cosa perché si doveva addensare. Ecco perché veniva. Tieni. Bravo Manu, sei sempre attento comunque. L'emozione è stato fatto apposta per vedere se eri attento. L'avevo da girare qua, Non perdono, ti sarò per sempre amico, pur geloso come sei. Io lo so, mi contraddico. Senti, ma dimmi, facciamo una puntata veramente karaoke, facciamo una puntata karaoke, ma quando? E facciamo cantare anche Daniele, che è bravissimo. Daniele anche lui è bravissimo a cantare, ragazzi. Ha una voce bellissima come la tua. Ha una voce angelica. Noi facciamo il coro delle voci bianche, Daniele. Vabbè, ma non esageriamo adesso. Perché no? O non gli vuoi fare un complimento? Che è un attimo. Ci facciamo tutto un vestito. Allora, capisci? Guarda, adesso. Per far freddare un po' il nostro caramello con le nostre mandorle, vai, andiamo a mettere... La cucina sta diventando piccola, posso dirlo? Perché siamo ingombranti noi. Voglio una roba più grande. Scusa, Ok, sì.
Vediamo Sofia, una... serve uno studio più grande, cara. Siamo un sacco di persone. Allora, lo versiamo così. Mm-hmm. Sembra un dolce che faceva mia zia, con tutta la frutta secca. Sì, e lo facciamo raffreddare in frigo. Ah, sì? Sì, perché una volta che si sarà solidificato, questo andrà poi spezzettato una volta che sarà freddo, messo all'interno del cutter, frullato, e verrà una crema. Ok, va frullato, buonissima. Va frullato all'interno del cutter. Io lo chiamo cutter. Come lo chiami tu? Tritatutto? Tritatutto. Il tritatutto però mi sa di qualcosa di salato. Ma le mandorle le vuoi pure? No. Quale? No, ce l'ho messo. No, c'era una ciotolina lì con le mani. Quella è per la decorazione. Per la decorazione, per la decorazione. Una piccola base sulla quale poter mettere questo in frigo. Questo. Poi lo mettiamo all'interno del cutter. Va bene. Allora, la crema pasticcera è pronta. È pronta, Roberto? Sì, adesso dobbiamo aspettare che si raffredda. Quindi la trasferiamo in una bowl. Allora, Gloria se ne va in frigorifero con le mandorle che poi metteremo nel cutter. Roberto invece ha fatto la crema pasticcera e la va a mettere all'interno della bulla di vetro, così si raffredda prima. Pellicola a contatto la possiamo tenere anche un po' in frigo, se vogliamo. Sì. Mettiamo la pellicola a contatto, così non si fa quella crosticina. Bravissimo. Sopra. Che non ci piace per che niente. Non ci piace per niente. Assolutamente no. Quelle devono raffreddare. Sì. Questa deve raffreddare. Come va la robetta nel forno? Va bene. Sta andando. Va bene, va bene. Allora facciamo così. Quella va in frigo. Ed eri anche un po' preoccupato, invece va tutto bene. Sì, no, sì, va tutto benissimo. Ok, quella se ne va in frigo, quindi oggi nessun disastro in questa cucina. Però invece è successo un disastro a casa, perché è tornata anche questa volta la rubrica Cucinare Male. Mi piace tantissimo. Ecco, allora, che cosa è successo qui? Sai quando, vi spiego, il coperchio di questa padella aveva fatto pressione sulla pentola. Oddio, di queste patatine fritte visibilmente congelate, perché si vede proprio, e aveva fatto pressione. No, non è che è scoppiato, non riuscivano più a toglierlo perché ha fatto proprio pressione. E quindi hanno preso le pinze, hanno prima hanno provato a tirare il manico sopra del coperchio, e poi dopo invece hanno proprio rotto tutto, capisci? Possibile. Cioè praticamente si è fatta una pentola a pressione senza A voi è mai capitato qualche incidente, tipo una pentola su in un'altra, in castri vari? Così no, mai. Così no, no. Pentole no. No, perché spesso può succedere fra caldo e freddo, sì, che restano incastrate. Sì, che si possa anche i bicchieri quando si bagnano, no? Uno dentro l'altro. E lì basta un po' d'acqua fredda o viceversa. Così non... E ragazzi, io tiro fuori tu che combini pronto, qua. È ok, pronto? Vai. Sì. Allora io tiro fuori anche la crema. Vai, con la cremina. Che stava riposando in frigo. E il nostro croccante. Wow, io lo vorrei mangiare così questo. Ma questo veramente lo devi frullare? Che certo, peccato. Dove vai tu laggiù? Boh, mi metto di là, dai. Con tanta spazio. Cucina che ci abbiamo. Hai ragione, ma. Con tanti metri quadri diventerà. Che mi fate pagare IMU. Quanto diventerà ancora ma tu più sei, buono. Sei ricco. Dovete sapere che dietro le quinte c'è una persona speciale oggi, ma non possiamo dire niente. Allora, io nel frattempo stare in silenzio. Nel frattempo lo taglio, eh? Sì. Io questo allora mi ricorda un dolce che faceva mia zia Rosalia a Natale. Zia Rosalia è chiaramente veneta, ok? Ma perché non l'hai mai mangiato anche a Roma? Mia sì, nonna sì, me lo faceva sì, sempre. Sì, sì, cioè, è quello che si trova nelle nelle sì, sagre, feste sì, e quant'altro. Sì, sì, Daniele, vuole inquadrare? Guarda che bello. Come si chiama questo? Craclen. Pralinato. No, pralinato. Pralinato. Adesso diventerà nomi, un pralinato. Detto per oggi. Ora è una sorta di croccantino. Croccante, bene, bravo. Di croccantino. Che io poi lo vorrei mangiare così, lo puoi però. Usare. Così, però ma dopo tutto lo dobbiamo frullare? Mm-hmm. Questo cioè, com'è non venuto? Questo è il craclen. Questo è il vero craclen. Uh-huh. Allora. Vai, mangia così lo butto. No, te butti. Sì, non la mangio. È un peccato. Io nel frattempo, Clau, mentre tu frulli questo, io vado di... Di sac à poche con la crema, sì. Ok, allora. Quindi, vediamo un po'. Buono. Mamma mia, quanto è duro. Ah, sì, questo adesso va tutto rotto? Va tutto rotto, messo all'interno del nostro mixer. E frullato, praticamente. Va bene.
attacca a posto. Un po' per volta. Una sorta di ciambella, allora, giusto? Sì, è bignè fatta a ciambella praticamente. Un bignè a ciambella che adesso andiamo a farcire con questa crema. Crema pasticcera ricca, ricordiamo. Quella crema è anche tanta, vero? Ma quindi penso avanza. Sì che avanza, penso. Sei felice, eh? Quindi penso che avanzerà. Dammi via quando posso, vado? 3, 59, 2. 58, no. 3, 2, 1, via! Questo va frullato un po', eh? Buona! Che bello! Guarda, che guarda! Bello. Guarda che meraviglia, tutto con ciuffetti, bravo. Lo facciamo Roberto. A ciuffetti il bordo esterno, così c'è una sorta di decoro anche tra uno strato e l'altro, capito? Certo. Ma che peccato però. No, adesso verrà una crema buonissima. Verrà una crema buonissima, non vedo l'ora. Ma non è convinto Manuel comunque. Non so, perché io lo vedevo così, capito? Tutto, e invece allora per agevolarlo un pochino, perché sennò veramente ci mettiamo un pochino troppo. Guarda, io intanto tempo. Faccio una nuova ricetta. Allora, a casa allora, prendi, questo è un dolce al cucchiaio. Dovete prendere un cucchiaio, mettere un po' di crema e poi questa sbriciolatina sopra, così. E questo è un dolce che voi potete servire a fine pasto per i vostri commensali, oppure perché no durante una trasmissione televisiva. Eccolo, guardate che meraviglia. Ecco. E adesso l'andiamo anche ad assaggiare. Mano, mi dai una mano? Metti un po' di crema qua dentro, che mo quando si asciuga, quando si appiccica la sacca a poche. È tremenda, eh? Mazza che buona. Questa è buona. Oddio, la crema è la mia farcia preferita. Non ve la mangiate tutta, eh? Vabbè, basta, con questa ce la posso fare, dai. Ok. Molto buona. Andiamo adesso con... ti faccio assaggiare questo, mi dici se ti piace. Va bene. Ma che bello. Vedi? Sta tutto frullato. Ma viene una crema, io sì. Non immaginavo. Perché ovviamente... Perché le mandorle tirano hanno il loro olio. L'olio e quindi... Vedi che studiare. Se si vuole sì. Velocizzare il processo, si aggiunge un pochino d'olio. D'olio, no? D'olio di semi. Sì. Perché in teoria si dovrebbe aspettare che le mandorle tirano fuori l'olio proprio loro. Però essendo che insomma abbiamo i tempi ristretti. Si mette un pochino televisivi. D'olio, sì. Eccolo qua. Ai ai ai. Fai vedere. Vedi? Ma assaggia pure Manu che sarà buonissimo. Sì. Vai. Faccio così, tipo che profumo buona. Com'è? Ti piace? Peccato per chi ha il mal di pancia e non può mangiare queste cose. Comunque Manu, se per esempio questo pralinato lo mettiamo per esempio anche in mezzo alla crema pasticcera, no? Lo mischiamo con la crema pasticcera, viene una crema pasticcera che si ricca. Potrebbe chiamare praline. Vai. Praline. Dobbiamo comprare anche il la forbicina? La forbicetta. Certo. Eccole, il forbicione. Eccola. Mamma mia, era anche enorme. Santa Lucia. Ole. 13 dicembre, ci siamo quasi. Allora, mettiamo il pralinato che ci sia in mezzo alla crema. Lo mettiamo un pochino così alla parte centrale. Così ci dà questo saporino. Così sì. Buono. Buonissimo. Buono. Vedo l'ora di assaggiarlo. No, già sento un profumo, mamma mia. Peccato che da casa non lo sentono. Daniele Ricciuto, fatemelo chiamare, va. Daniele forse lo sente. Al 911, il suo interno disastro. Daniele Ricciuto? Sì. Senti che profumo? Lo sento. Adesso che bel dolcetto qui. Lo fate assaggiare, sì. Tu che sei stato a Parigi, capisci? Direi di sì. Fate assaggiare sta crema. La via è bella. Wow. Ok. Allora ci siamo con questo. Adesso mettiamo il coperchietto. Vai. E voilà. Oh. Ciao Daniele. Ciao. Ciao, basta, non servi più Daniele. Ma questo ci serve ancora, Roblo? No.
Ah, vuoi assaggiarlo un po'? Ah no? Allora, come lo decoriamo allora? Allora, io farei... Allora, io mi sposto di qua perché devo fare un taglio netto. Che dici? Lo... Allora, o si decora con la classica... Zucchero a velo, sì. Oppure possiamo fare anche le mandorle con il caramello. Con il caramello. Che dici? Dai. Boh, secondo me però è lungo. Facciamo una cosa molto più semplice. Ok, facciamo una cosa più semplice da far vedere. Allora, prendiamo, lo sciogliamo un pochino di acqua e zucchero dentro un pentolino, così agevoliamo. Posso fare una cosa? I zuccherini che si attaccano. Daniele Ricciuto! Sì? Lo vuoi un pezzettino? Sì, grazie. Te lo vengo a portare mentre loro fanno tutte ste robine qua. Grazie. Prendiamo un pochino d'acqua. Allora, ecco, prendo un tovagliolino. Stiamo vivendo... Oh, eccolo qua. Questo pezzetto lo porto a Daniele mentre voi vi lascio da soli, ragazzi, va bene? Tanto, sì, sì. Sì, ma non ti facciamo piglia a fuoco a cucina, tranquillo. Arrivo, eh. Perché io ho le mani ancora sporche di zucchero, mi sa che non... Tu non mangiare, però. Allora, vediamo se riusciamo a accendere la piastra senza Manuel, Guarda. Io ho le mani ancora un po' sporche dallo zucchero. Allora, con questo adesso andiamo a fare un piccolo sciroppo al volo proprio, in maniera tale che gli zuccherini che poi metteremo sopra si attaccheranno bene, perché ovviamente adesso il Paribrest è Mi sono è da freddo, portare no? il dolcetto a Daniele. Altrimenti potevamo metterli prima della cottura, così rimanevano direttamente attaccati, però essendo che è una decorazione abbiamo deciso adesso... Lo facciamo così, questo è un trucchetto per farlo attaccare. Prima e Manuel intanto mangia. Io che devo fare? Qualcosa? Magna! Mi pare che già stai facendo qualcosa. Vero? Allora. Che ti riesce molto bene. Che stiamo facendo qui? Con acqua e zucchero, soltanto uno sciroppo velocissimo. Scaldiamo un po' di acqua e zucchero per bagnare poco poco la superficie e poter far attaccare la granella. I zuccherini? Sì. Voi intanto che voi sciogliete l'acqua con lo zucchero e massaggiate la crema pasticcera, io direi... Daniele Ricciuto, andiamoci a vedere tutte le grafiche di questa ricetta che stiamo facendo oggi insieme. Questo Paribrest per la pasta choux, che non è l'abbreviazione della pasta asciutta come dicono nelle Marche, No, sta battuta, guarda, proprio mandavo di farlo. Mamma mia. Allora, saluto la mia collega del cuore, Francesca Pierri. 200 g di acqua, 165 g di burro, 4 g di sale, 175 g di farina 00, 4 uova più un tuorlo. E poi ancora, ingredienti per il craquelin: 50 g di burro a temperatura ambiente, 60 g di zucchero semolato, mezza bacca di vaniglia, 60 g di farina 00 e un pizzico di sale. E ancora, per il pralinato di mandorle che abbiamo tritato, 300 g di mandorle pelate, forelle, 150 g di zucchero semolato e 45 g di acqua. Poi, la crema pasticcera ricca, 300 g di latte, 200 g di panna liquida, 150 g di zucchero semolato, una bacca di vaniglia, 4 tuorli, amido di mais, 20 g di amido di riso. In conclusione, per decorare, mandorle pralinate e zucchero a velo. E poi oggi stiamo facendo questa robina, questi zuccherini per farli aderire. Come va? Come va questo cremina? Bene, fatto. Adesso bagniamo leggermente, in maniera tale che... Mi sento un po' freddo. Freddo. No, mamma mia, ti prego, è arrivato finalmente un po' d'inverno. Un po' di ghiaccio. Appena ce lo sta facendo assaporare, già sente freddo. Che carino così, con questi zuccherini sopra. No. È venuto proprio carino, sai Roberto? Ah, è più carino da mangiare però. Non vedo l'ora. Ma questo lo possiamo anche arricchire, che ne so, nella crema pasticcera, volendo si potrebbero mettere... Vado a sparare. Vai, un sentiamo. Po', sentiamo. Allora... potremmo bagnare questa pasta choux? No. Come bagnarla, in che senso? No, come se fosse un pan di Spagna. Un pan di Spagna, no tesoro, no. No, perché la roviniamo. Certo, però puoi cambiare la farcia. Possiamo cambiare la farcia, la possiamo fare al cioccolato, possiamo mettere delle gocce di cioccolato, possiamo mettere qualche fruttino rosso in mezzo alla crema. Puoi aromatizzare la crema a... Bagnarla sarebbe troppo, Roberto? Non si può fare, ma no, la pasta choux... Perché non si può fare? La pasta choux in cottura poi si lascia... Dopo
dopo la cottura si lascia in forno e si fa raffreddare dentro il forno, mm-hmm, proprio perché è un tipo di pasta, perché è un bignè, lo rovino, che è, asciutto. È vero, è come non il si bignè può. Se lo bagni ragione. Poi si riaffloscia e mangi tutto. Una cosa, anche la consistenza, sì, mangi una zuppa posto, e dai, va bene, molto molto carino. Semplice, carino, carino, è carino, carino. Mm? Sì, ma noi abbiamo già finito, me sai, è vero? Daniele Rittuto, ma dobbiamo andare in pubblicità? Cioè, no, dobbiamo chiudere la puntata, dobbiamo dare la linea al TG? Sì, fra... manca proprio pochissimo. Manca proprio poco poco. Possiamo metterci anche delle foglioline d'oro, Brava, brava. Decorate, sì. Decorate. Io intanto, vado un attimo dietro le quinte a chiedere ad una voce fuori campo qual è il suo dolce preferito, se ce l'ha. Ce l'hai tu un dolce preferito? No. Non ti piace niente? Cioccolato come ti piace? Quello al latte o quello bianco? Bianco. Va bene. Anche a me. Ma se è una finta chiacchierona, allora. Era una vocina molto imbarazzata. Ma no, ha risposto bene. Il dolce preferito però ancora non ce l'ha. Ancora non l'hai trovato, vero? Secondo Ci me. Deve ancora pensare. Perché li mangia tutti. Non ce l'ha perché li mangia tutti indistintamente. A rota poi, tra l'altro. Sì, sì. Senza mai smettere. Chi sarà questo personaggio che abbiamo dietro le quinte? Oltre a Daniele Ricciuto se n'è aggiunto un altro. Lo scoprirete prossimamente. Magari allora. Sulle storie. Che carino con questo oro. Guarda che carino, vero? Gli dà un po' di Daniele? Luminosità. Sì. Che mi dici? Bellissimo. Io non l'avevo mai mangiato. E anche io, infatti, lo mangerò. Assolutamente sì, non vedo l'ora, molto molto interessante. Peccato che oggi non abbiamo una festa di compleanno in corto, altrimenti l'avrei riciclato e portato veramente volentieri. Devo andare dal personal trainer oggi pomeriggio, non mi sembra il caso di portarlo in palestra. No, Gloria no. Procopio e Roberto Portanova, facciamo un applauso per questo bellissimo dolce. Mi aiuti a fare l'applauso dietro le quinte, dai. Vai. Facciamo questo bellissimo applauso. Daniele, tanti che dire oggi? Mm? Stupendo. Perché non è il solito dolce, diverso dal solito, e poi scopriremo se è il gusto. Ragazzi, grazie ancora per essere tornati anche questo giovedì. Noi ci vediamo il prossimo giovedì con un po' di sorprese, perché ce ne saranno. L'8 dicembre, lo sapete, è una giornata particolarmente importante. Grazie a tutti voi per averci scelto anche oggi. La linea ora va al telegiornale, all'informazione, ma noi ci vediamo domani, come sempre, puntuali alle ore 11.30, solo su Ragazzi 2, 6, 4. Ciao ciao!